Ciao creatura. Com'è il tempo fuori? Sta già piovendo? Perché io da qui, dallo studio, sento tutti i tuoni. Ok, perfetto. Quindi non hai preso pioggia per venire qui. Benissimo. Se piove finché stiamo qui, non è un problema. Benissimo. A me l'ombrello, perfetto. Allora. È la tua prima visita questa? Perfetto. Allora facciamo la tua scheda. Come ti chiami? Data di nascita. Benissimo. Dove vivi? Paese? Invece la via? Civico. Benissimo. Io ti chiamerò comunque per tutta la visita, creatura. Ti va bene? Così può per alleggerire la cosa che sì, a me non piace quando fanno le visite troppo pesanti, serie. È vero, anche io. Sì. Uguale, penso come te. Allora, raccontami qualcosa del perché hai deciso di fare questa visita. Puoi restare seduta lì. Come prima cosa ti farò vedere in modo del tutto tranquillo. Adesso mi sposto. Guarda, vedi tutte queste lettere. Allora, leggi l'ultima riga. Allora, prova a leggere queste, sempre l'ultima riga, certo. Un po' fatica. Ok, proviamo questo, sempre l'ultima riga. Ok, allora, ti metto, proviamo così. Proviamo così. Prova adesso a leggere sempre l'ultima riga. Ci vedi meglio o peggio? Peggio. Ok, allora, proviamo così. Prova a leggere adesso, vedi meglio o peggio? Peggio. Ok. Allora, proviamo. Così. Prova così, ultima riga. Come va? Un po' meglio. Bene, proviamo allora così. Ok. Prova adesso come vedi. Benissimo. Adesso prova così, mi dici. Vedi meglio. Io con la parte rossa o la parte verde? Quale vedi meglio? Ok, adesso così. Vedi meglio la parte rossa o la parte verde? O vedi entrambe uguali? Ok. Qui, così, ok, la testa, aspetta, ok. Senti che tuono.
pensiamo fuori, concentrati. Non devi dire niente, devi solo tenere gli occhi spalancati, ok? Guarda fisso con gli occhi proprio a palla, a pallocchio. Così, ok, poi spostati pure. Allora adesso ti devo mettere delle gocce, allora premetto già che queste gocce qui bruciano un po', ok? Non prendere paura, normale che ti bruci un po' l'occhio appena cade la goccia, va bene, non aver paura. E poi dopo Dio, c'era tutto nero. E poi appena, dopo un po' inizierai a sentire mal di testa, bruciore agli occhi, la luce ti darà fastidio. Non ti preoccupare, tutto normale, non succede niente, devi solo un attimo portare un po' di pazienza, ok? Però non è che è una cosa grave, è normale. È normale così, quindi tranquilla creatura. E la tua pupilla, questo è un liquido che serve per far allargare la pupilla. Sì, come i gatti pazzi, esatto, proprio così. E che io poi dopo ti completo la visita, quindi finché succede questo ti tengo io compagnia, non ti preoccupare, non sei da sola creatura, ti tengo compagnia e stiamo qua insieme questo tempo e poi dopo finiamo la visita, va bene? Sei pronta? Allora ti metto le goccette. Allora adesso mi serve la tua collaborazione. Tieni l'occhio aperto, pallocchio. Ricordati, pallocchio, 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 pallocchio. Ok? Ti verrà da chiuderlo, perché come mi avvicino. E anche per il bruciore. Ma tu pallocchio, 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 ok? Benissimo. Comando, pallocchio. Ok, brucia. Adesso puoi chiuderli gli occhi, tranquilla creatura. Chiudi pure gli occhi. Sbatti gli occhi, fai quello che ti senti, non toccarli con le mani. Sei venuta accompagnata, vero creatura? Benissimo. Ok, adesso dobbiamo solo aspettare che questo liquido faccia effetto. Vedo già la tua pupilla che si sta allargando come un gatto pazzo. Sì, benissimo. Allora, vuoi raccontarmi qualcosa di te intanto? Questi fantastici tuoni. Cosa fai di bello nella vita? Interessante. Hai qualche hobby? Bello. Molto bello. Ti piace anche... Anch'io guardo i video su YouTube. Sì, sono rilassanti per non pensare a niente. La sera quando si torna a casa, stanchi. Ah sì, hanno aperto un ristorante nuovo. Dove? Ah sì, l'ho visto.
Hanno fatto l'inaugurazione una settimana fa, se non sbaglio. Come va? Come ti senti? Ok, è normalissimo, non devi avere paura, non preoccuparti. È normalissimo sentire questo dolore alla testa qui. Sta facendo effetto, guarda, vedo già che hai la pupilla molto dilatata, quindi tra poco concludiamo la visita. L'importante è che tu non abbia paura, insomma, l'importante è che tu ti senta a tuo agio, creatura. Bene, questo è l'importante. Secondo me finiamo la visita prima che inizi a piovere, così puoi anche andare. Sì, è bella la pioggia, però se c'è un acquazzone, insomma, magari non vorrei che ti ammalassi, ecco. Se prendi freddo, poi vedo che sei ancora le maniche corte. Sì, perché c'era il sole fino a un secondo fa, adesso è diventata notte, all'improvviso senti che. E niente, è iniziato a piovere, come non detto. Almeno c'è l'ombrello. Vabbè, ma siamo qui al sicuro. Non devi temere di nulla. A te rilassa il suono della pioggia. Beh, un po' meno quando mi sono ritrovata in mezzo a un temporale senza guidando con i tergicristalli rotti, quello è stato il top proprio. A parte quello, per il resto la pioggia mi rilassa. Sì, se guido i tergicristalli che funzionano non è un problema. Ma in questi giorni sta piovendo improvvisamente, anche ieri. All'improvviso ha piovuto, poi dopo 20 minuti ha smesso, poi è uscito un gran sole. Settembre un po' pazzerello. Ok. Secondo me ci siamo. Va bene. Adesso appoggi di nuovo fronte. Ok, appoggiati bene. Scusa se ti spingo la testa, ma è per assicurarmi che tu sia appoggiata bene, perché sennò non funziona. Adesso. So che ti sembra un cellulare, ma è un marchingegno. È un marchingegno apposta per benissimo. Adesso guardi, guarda in giù. Benissimo. Ora guarda a sinistra, esatto. Adesso facciamo l'altro occhio. Ok. Guarda dritto verso di me. Guarda a destra. Adesso guarda in giù. E
adesso guarda a sinistra. Molto bene, creatura. Ho bisogno di un'ulteriore conferma ai dati che ho raccolto, quindi poggia fronte, mento qui. Ok, scusa se ti tocco la testa, ma per assicurarmi che tu sia poggiata bene, ok? Guarda ancora. Devi solo guardare pallocchio, pallocchio. Ricordati pallocchio. Benissimo. Ok, a posto così. Ok, allora, preferisci che te lo stampo qui? Te lo mando via mail, il referto? Benissimo, ok. Sì, hai bisogno degli occhiali. Sei astigmatica. Hai bisogno degli occhiali. Ok. Dici la tua email, per favore. Ti mando tutti i dati nell'email così hai tutte le tue cosine, se vuoi te le puoi stampare, se vuoi le puoi archiviare in un file nelle tue cartelle, così è tutto in ordine, va bene? Sì, perché i fogli a volte si perdono, oppure anche uno spreco di carta, non pensi? Dopo se te le vuoi stampare puoi stampartele. Sì, anche io mi trovo meglio a tenere i miei file in ordine con Google Drive. Sì, così se si fulmina il computer, facciamo i corni. Abbiamo tutte le nostre cose nel nostro account Google, giustamente, vero? Bene, creatura, la nostra visita è finita. Adesso non piove, quindi fai una bella corsa in macchina e fatti accompagnare a casa. Sono solo tuoni. Come va la testa? Fa ancora male. Come va? Sei fortunata perché c'è molto nuvoloso, quindi non c'è neanche la luce del sole che può darti fastidio. Proprio perfetta. Perfetta, hai visto? Allora, ti auguro buonanotte.